Alla fine dell'estate del 44 sembrava proprio che la guerra fosse agli sgoccioli. Nessuno credeva che sarebbe durata ancora tutto l'inverno e parte della primavera. Gli alleati erano a Parigi. I russi avevano cacciato i tedeschi da quasi tutta l'Europa orientale e stavano affacciandosi alle frontiere della Germania. E a noi sembrava che i tedeschi di Kesselring non ce l'avrebbero fatta davvero a resistere sulla linea gotica contro la grande offensiva lanciata in quei giorni dagli alleati. Se ne sarebbero dovuti andare a casa, pensavamo. E alla svelta era la Valdossola, un triangolo montagnoso della provincia di Novara, situato fra il Piemonte e la Lombardia e abitato allora da circa 85.000 persone. Per i tedeschi l'Ossola era importantissima, perché attraverso il suo territorio, profondamente incuneato nella linea di frontiera elvetica, passava la loro via di comunicazione con gli svizzeri. Per la stessa ragione correva voce che gli alleati avrebbero troncato queste comunicazioni, occupando la zona con un grande lancio di truppe aviotrasportate, alle quali ci saremmo uniti noi. Se ne dicevano molte in quel periodo, e c'era chi giurava non soltanto che il lancio era questione di giorni, ma che nell'Ossola gli alleati avrebbero aperto un nuovo fronte per prendere i tedeschi alle spalle. E così in Italia la guerra sarebbe finita. Giorni di eccitazione e di confusione generale, in cui si assisteva al crollo definitivo di tutte le vecchie strutture, ognuno di noi era sollecitato a prendere subito posizione. Fu una crisi molto profonda, che obbligò anche i più giovani a fare una scelta. E spesso accadeva che a noi, più anziani, toccasse di aiutarli in questa ricerca. Coraggio, cara la Madonna, tanto la va a pochi. Ma che pochi? Pochissimi. O è oggi o domani gli inglesi arrivano a Bologna. È di Bologna lei? Sì. Mi dica un po' bene, scusi. Lei che è di queste parti? Se uno volesse andare a Domodosso, fin dove lo porta il treno? A Fondotoce. Ah. Poi la linea l'hanno fatta assaltare. I ribelli? Chiamiamoli così, se ne dicono tante. Spandati, banditi, ribelli, chi li chiama patrioti, partigiani. E allora? E allora lei scende a Fondotoce, piglia un taxi e se ne va a Gravellona. Lì c'è la corriera per Domo. Funziona. Come no? Non capisco. Curioso. C'è la guerra, ci sono i bombardamenti, arrivano gli inglesi, ci sono i tedeschi, c'è la Repubblica Sociale, i combattimenti. I ribelli. Sì, e intanto i treni vanno, la gente viaggia, i telefoni funzionano, la luce anche. Cosa c'è di strano? Non sono tutti che i tedeschi partigiani si sono messi d'accordo. A Omia c'è la zona franca. Come? Sì, i tedeschi lasciano passare il mangiare. E i ribelli non fanno saltare la corrente elettrica.
Se no, come farebbero a funzionare gli stabilimenti a Vercelli, a Novara, a Milano? Ma poi, caro lei, lo sa quanti siamo che tutti i giorni passiamo e ripassiamo i blocchi e andiamo dall'altra parte a lavorare? Ma allora passare le linee, andare di qua, di là, lo fanno tutti? Oddio, tutti no, ma se c'è il suo motivo... Se uno è villeggiante o puramente lavora in miniera o in centrale, cosa gli devono dire? E poi hanno tutti il suo bravo lasciapassare. Il meglio di tutti è il bilingue. Il signore è alle dipendenze di questo ministero ed è autorizzato a circolare liberamente, eccetera, eccetera. Is von diesum ministerium abagic. Con questo vai sicuro. Andrea, stammi un po' bene a sentire. Cosa c'è? Stiamo arrivando. Facciamo un altro controllo. Ma zio, ma l'abbiamo già fatto 10 volte. E lo facciamo 11? Oh, hai tutto. Hai dimenticato niente. Guarda bene, casomai dovessero... Ma no, tutto, tutto. La lettera. È qui. Se la perdi è finita. Su, da bravo, ripetimi cosa devi fare. Appena arrivo vado dai padri Rosminiani, chiedo del reverendo. Sì, sì. E ci avverti subito. E vi avverto subito. Dà un bacio alla mamma. Andrea, ragazzo mio, fai attenzione, non diffidare di nessuno, dai retta a me, di nessuno. Quando arrivi vai subito dai padri e non diffidare, non diffidare. Ma stai tranquillo, zio, a me succede niente. Appena in Svizzera ti telegrano. Qui, dare banditi. Controllo documenti. Presentare documenti al controllo. Questa è la terra di nessuno. E i ribelli dove sono? Dopo la caterina. Sarebbe 25. Se devi andare in Svizzera è facile. Da domo c'è il treno. Ma se vuoi saltare i controlli devi passare a piedi. Cerca di questo così. Cosa? Un contrabbandiere. Loro alle montagne ci sono abituati. Prima col tabacco, la cioccolata, adesso ebrei, polacchi, inglesi, di tutto. Ma ci si può fidare dei contrabbandieri? Thank you.
riconoscete. C'è uno sbaglio. Non mi riconoscete. Ho il bilingue. Se conosce, ho il bilingue. Sta calmo, che prima che piange mamma mia è meglio che piange mamma tua, eh. Sono in regola. Ti abbiamo scoperto, brutta spia fascista. Vai via, avanti. Muoviti. Oh, sveglia. Sei anche tu del 25? Tornai alla sede del comando della mia divisione, la Valdossola, ai primi di settembre. Arcangela, puoi stare tranquilla. Ti prego di scrivermi. La divisione era guidata da Dionigi Superti ed era autonoma, cioè senza una decisa colorazione politica. Personalmente Superti aveva frequenti contatti con i servizi segreti alleati, in Svizzera e altrove. Le informazioni coincidono. Le brigate nere ci mettono in borghese. Sì, non ce la fanno più. Sono terrorizzati. Quello di stamani, quello del treno. Era un ispettore fascista che veniva a riorganizzare il presidio di Piedimulera. L'ha confessato lui stesso. Leggi qua. L'aveva in tasca un fascista. La minaccia si addensa intorno a Domodossola. Le bande ribelli si sono spostate nella valle di Bognanco, dove, senza più nascondersi, bivaccano armate di numerose armi automatiche leggere, tra le quali nuovissime mitragliatrici di fabbricazione russa. Ma chi gliel'ha raccontata la storia delle mitragliatrici di fabbricazione russa? Forse è vero. Ma lasciamoglielo credere. Se vai avanti, vedi che i tedeschi hanno una paura boia. I tedeschi? Beh, cosa credevi, che fossero di ferro quei testoni? Io non capisco come fai a dormire col dito sul grilletto. Questione di pratica. Riposati anche tu, tra 3 ore sveglia. Torniamo a Berna stanotte. E questa volta ci vieni anche tu. Sì. C'è un messaggio di McCaffery che non mi convince. Una disfatta totale dei tedeschi è in vista. Attaccare tutti gli obiettivi militari, le vie di comunicazione, eccetera, eccetera. Non so, ma vorrei vederci un po' più chiaro in quello che vogliono. L'estate stava per finire. Era stata bellissima, piena di sole. E tutta Domodossola ci contava su quel sole come su un buon auspicio. Sa dire qual è il collegio dei Rosminiani? Ah, oh, so niente, mio, niente che mi domanda per il nostro niente. Scusi, mi sa dire qual è il collegio dei Rosminiani? Ah, oh, so niente, mio, niente che mi domanda per il nostro niente. Don Zoppetti. Sì, Don Zoppetti, il professore. Ma scusi, non è questo il collegio dei Rosminiani? Ma per essere qui è qui. Ma te chi ti manda? Cosa vuoi? Voglio Don Zoppetti. Mi manda il dottor Raimondi di Bologna. Raimondi di Bologna? Mi dica quando torna. E chi lo sa, magari oggi, magari domani. Ma io devo vederlo, e sono venuto apposta da Bologna. E che ti devo dire? Se non c'è, non c'è. E poi cosa fai tu qui in
giro così, con questa valigetta. Sono brutti i tempi. Non potevi startene a casa tua. Va all'albergo almeno. All'albergo? Prova al terminus, lì, in piazza. Soldi, ce n'hai? Sì, perché qui non c'è più posto. Qui è tutto pieno. Vai. Prima di prendere una decisione definitiva, Superti fece una delle sue solite visite a Berna per parlare con McCaffery, un incaricato dei servizi segreti inglesi in Svizzera. Quella volta ci andammo anch'io e Corrado, che teneva i contatti fra noi e il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia di Milano. No, signori, siete su una strada sbagliata. L'Italia è entrata in guerra contro di noi. Va bene. Malgrado tutta la vostra buona volontà, non so se vi rendete conto quanto ci è costato in uomini e materiale l'entrata in guerra dell'Italia al fianco dei nazisti. Per merito di operazioni militari nostre, voi italiani siete stati finalmente in grado di liberarvi del vostro duce. E va bene. Avreste potuto fare qualcosa di più efficace dopo il 25 luglio, ma eravate impreparati. E va bene. Oggi avete la possibilità di schierarvi accanto a noi. Nessuno più lieto di noi, nessuno più disposto ad aiutarvi. Ma diavoli, non pretenderete di dirigere la guerra voi invece di Alexander o di Eisenhower. Ma chi ha mai preteso di... Ma chi ha mai preteso di dirigere la guerra? Noi non vogliamo insegnarvi nulla, ma non vogliamo nemmeno essere dei semplici ausiliari. Si tratta del nostro paese, in fin dei conti. Ci permetterete di decidere noi il futuro dell'Italia o no? Superti, per favore, mi vuole ripetere il suo nome? Aldo, divisione Valdossola. Caro amico, mi spiegherò meglio. Avete voluto delle bande, le abbiamo approvate. Ma adesso che cosa volete, degli eserciti? Noi non ve le abbiamo chiesto. Non ci sono né le condizioni né la convenienza. E per chi la convenienza? Per noi. Comunque, il tempo deciderà. Se davvero doveste occupare l'Ossola, ricordatevi che noi teniamo soprattutto a una cosa: l'allestimento dei due campi d'aviazione. Per i lanci o per gli sbarchi? Tutti e due, lanci e sbarchi. 600-700 uomini, jeeps, cannoni leggeri. Ne faremo una testa di ponte. Mi pare che siamo d'accordo su tutto. Purché, caro colonnello, voi prendiate atto del nostro punto di vista. Per noi l'insurrezione vuol dire l'insurrezione, nel vero senso del termine. E non una serie di fatti o fatterelli militari, ma un evento politico. E per noi, si ricordi, prima c'è la politica e poi il resto. Va bene. Caro Superti, non dimentichi i cioccolettini. Oh, grazie. Le Brigate Nere avevano ferito e catturato uno dei nostri, un partigiano di 19 anni, e l'avevano crudelmente seviziato per dare un esempio.
Come hai detto che si chiamava? Ugo Maspero, era il somma lombardo, 19 anni. Me ne capita uno tra le mani? Sono stati quelli di Piedimulera. Al presidio ci saranno 30 tedeschi e 50 fascisti. E hanno anche un armamento discreto. Qualche arma pesante e qualche mortaio da 45 e da 81. Alfredo Di Dio, nome di battaglia Marco, era il giovanissimo comandante di un'altra divisione autonoma, la Valtoce. Era un ufficiale di carriera che guidava i suoi uomini con criteri rigorosamente militari. Allora, si va? Sì. Noi possiamo impiegare 300 uomini e una mitraglia da 20. Noi abbiamo 200 uomini. E le armi le dividiamo a metà. Metà a voi e metà a noi. Attacchiamo domani mattina alle 6 con una mitragliatrice. Va bene. Allora siamo d'accordo. Da questa parte, Piedimulera è protetta dal torrente. E da quest'altra da due strade. La prima, la strada verso Domodossola, da cui possono arrivare i rinforzi nemici. E l'altra, la strada che conduce a Bogogna. Arca con la Battisti pare stia arrivando da Masera. Benissimo, così noi possiamo bloccare la strada per Bogogna al ponte della Vasone. Ci penso io. Ci pensiamo noi. Ed effettivamente la mattina dopo ci fu uno scontro cruento al ponte dell'Amazone. Era l'8 settembre del 44. Chiesto di me. Lei è Arca, della Battisti. Sì, grazie di essere venuto. Qualcosa che non va? È terribile. È successa una cosa terribile. Giù, al ponte dell'Amazone. Cosa è successo? È successo che quelli della Valtoce hanno attaccato il presidio di Piedimulera. I tedeschi pare che volessero ripiegare su Domo. Così hanno inciucato quelli delle Brigate Nere e l'hanno mandati di là, al ponte dell'Amazone. E allora? E allora c'erano appostati quelli della Valdossola. Li hanno beccati di infilata con le mitragliatrici. Ci sono rimasti quasi tutti. Però, se avesse visto quello che ho visto io, l'hanno pagata cara, poveracci. Reverendo, non mi verrà a piangere sui fascisti. Quando sono morti, sono tutti uguali. Bene. La cercavo proprio per darle un'occasione di esercitare il suo spirito umanitario. I tedeschi del presidio di Masera non la vogliono capire. È da stamattina che spariamo. Perché non ci va lei a dirgli che si arrendano? Io? Sì. È il parroco, no? Non è Don Severino? E cosa gli posso dire io? Faccia lei. Gli dica che sono circondati, che siamo in 10.000, che li sterminiamo tutti. Se siete quattro gatti. Bella scoperta. Gli dica che se si arrendono li consegniamo agli svizzeri, senza torcere un capello a nessuno. Ci crederanno? I tedeschi? Sì, ci provi. Vedrà. Io ci provo. Un momento. Ma le armi devono darcele tutte.
e anche le munizioni. Cominciò così il tentativo di Don Severino, che doveva poi diventare una vera e propria trattativa fra noi e i tedeschi. Vorrei parlare con il tenente Klebs. Secondo. L'hanno ferito ieri, è fuori di sé dalla rabbia. Stia attento, Don Severino, questo è uno dei tuoi cattivi. Lo so, ma cosa mi può fare? Non mi mangerà mica? Qui la situazione è grave. Professor Tebaldi via, canonico via, siamo rimasti solo noi. È ferito gravemente? Un braccio. Permesso, signor tenente? Was will dieser verdammte Priester hier? Wir verhandeln nicht mit Banditen. Wir verhandeln nicht mit Straßenräuber. Hier herrscht Kriegsgesetz. Wir rotten sie aus. Dice il tenente che non trattano coi banditi, coi briganti, che c'è la guerra e li stermineranno tutti. Ma quali briganti? Faccia il favore. Semmai sono loro i briganti a occupare le nostre terre. Sehen Sie, wie diese Schufte meinen Arm zugerichtet haben. Es handelt sich nicht über Straßenräuber, sie sind Soldaten. Scheiße! Gli dica che se gli propongo la resa, è perché nella mia veste di sacerdote voglio aiutare anche loro, i tedeschi. Er sagt, er schlägt eine Übergabe vor, weil er als Priester auch den Deutschen helfen will. Nein, nein, keine Übergabe. Come vuole. Bene, se i temi militari sono esauriti, io me ne andrei. Mi dispiace, ma ho molte cose da fare. Allora, va bene? Sì, sì, non c'è male. Ma l'hai letta la storia delle divise marroni? La sapevi? No. E perché fai quella faccia? Non è vero? Sì, sì, se l'ha detto Gino, sarà vero. C'è un piccolo particolare, che quel colore marrone bruciato è lo stesso dell'Armata Rossa, dicono. I soldati russi? Da. Certo, la storia delle coperte spagnole è più bella, più suggestiva, però il colore è uguale. Comunque se l'ha detto Cino. Io però tutte queste polemiche non le capisco. Io mi ero fatto tutta un'altra idea di queste cose. Per me si combatte tutti per una medesima ragione. Perché i tedeschi se arrivano qua ci fanno fuori senza tante distinzioni. Invece io li vedo, sai, lì al terminus che guerra che si fanno. Questi contro quelli. I comandanti militari, i politici. Andrea, è gente che è stata 20 anni senza parlare. 20 anni. E adesso parla. I politici cosa devono fare? La politica. E la politica si fa parlando, non c'è niente di strano. Per i militari, ecco, per i militari il discorso è un altro. Tu non hai idea cos'era in montagna quest'inverno. Ecco, c'è un lancio, per esempio. Il lancio è tuo e mio. Il lancio è diritto di sopravvivere, perché col lancio ti vesti, spari, mangi. Quella mucca lì, ecco, o la requisisci tu o la requisisco io. Chi va per primo naturalmente sbaglia perché l'altro dice, no, era mia. Oppure c'è la difesa del territorio. Ogni valle ha varie postazioni, ma c'è la postazione migliore, la baita migliore, l'accesso migliore, la difendibilità migliore. O ci sei tu o ci sono io. Prima necessità, sopravvivere. Tu lo sai che siamo stati 5 o 6 mesi mangiando il riso condito con le ortiche, senza sale. Poi il riso lo pagavamo 5 franchi svizzeri il chilo. Sai, finito il latte, il formaggio, mangiate le mucche, non c'era nient'altro. Altro che scandalo. Era la lotta per la vita. Sì, ma adesso con la Repubblica. Ma tanto più. Ma tanto più. Scusa, tu senti i politici che litigano, discutono e ti chiedi perché. Litigano e discutono per dopo, per il futuro, per come sarà l'Italia. Perché alcuni la vogliono in una maniera e altri in un'altra. Ecco, come sarà l'Italia fra 20 anni? Te lo sei mai chiesto? Antifascista, diciamo. Beh, speriamo. E poi? Come la costruiremo? Chi comanderà? Sempre gli stessi. Prego. Sua Altezza il luogotenente mi incarica di esprimere loro il suo più vivo compiacimento per il modo con cui conducono le operazioni, per la fedeltà alla patria e alla dinastia. E purtroppo però
Il luogotenente non può lasciare il suo alto ufficio neppure per un giorno. Prego. Anche se sarebbe il suo più vivo desiderio di condividere con le sue truppe un sia pur breve periodo, ma questo non è possibile per il momento. Scusi, colonnello, ma Sua Altezza si rende conto dell'eccezionale valore politico che avrebbe una sua visita qui? E qui nell'Ossola la dinastia è a dir poco in pericolo. Sua Altezza è informata. E qui nell'Ossola si parla di Repubblica. Tenente di Dio, quale Repubblica? Capisco che l'isolamento della zona favorisca certi cedimenti, ma invito lor signori a ricordare a tutti che questa è e rimane una provincia del Regno d'Italia. Anzi, neppure una provincia. Domodossola e la sua valle hanno per il governo di Sua Altezza il valore di una sottoprefettura, della provincia di Novara, per essere precisi. La sua autonomia amministrativa, il suo peso, sono questi. Ed è bene che tutti se ne rendano conto. Anche se per il momento a Roma non si ritiene di dover insistere su questo punto. Ma per lei, tenente, ho qui qualcosa di speciale da parte di Sua Altezza. Al tenente Alfredo di Dio, Umberto. Il problema politico c'è, e come? A me il re non mi va niente bene, naturalmente. Però il problema è istituzionale, noi per ora lo accantoniamo. Ma questo non significa ammettere il modo di comandare di un superbo, di un di Dio, che credono ancora nella Naia. Ma cosa credo? Di essere ancora all'Accademia di Modena. Beh, per la verità, di Dio ha molto prestigio presso i suoi ordini. E certo, la disciplina la fa rispettare. Far rispettare la disciplina è una cosa, proibire che si parli di politica è un'altra. E di Dio questo vuole. Anche il Duce non voleva che si parlasse di politica. No, 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 Cino, sei ingiusto. Di Dio dice soltanto, adesso pensiamo ai tedeschi, poi si vedrà. E in fondo, anche voi garibaldini fate lo stesso. Sì, ma noi ai partigiani gli diciamo perché si combatte. Il partigiano parteggia. Il partigiano non è uno che lo mandi al fuoco senza dirgli perché. Glielo devi dire. E se non glielo dici, sai cosa significa? Che anche tu ne fai della politica. Ma una politica che vuol dire conservazione. Cacciare i tedeschi, d'accordo. Poi però, tutto come prima. Tutto come nel 22. Io c'ero nel 22, me ne ricordo. Me ne ricordo anch'io. Sembra che tu dimentichi che io sono sempre stato socialista. Ma ammetterai che il modo con cui avete costituito questo vostro governo socialista non è per niente, è neanche democratico. Di punto in bianco, nello spazio di una giornata, senza consultare nessuno, venite dalla Svizzera e vi autoproclamate governo. Ma che scherziamo? Ma quale governo? La gente non sa neanche chi siete. La gente lo sa benissimo. E anche a Roma. Ho telegrafato a Bonomi per chiarire col governo la nostra posizione e il nostro programma. Ed ecco la risposta del Presidente del Consiglio. Sono lieto di inviare le felicitazioni e l'apprezzamento del governo italiano. Va bene, ne prendo atto. Però mettetevi in testa che noi non siamo in montagna per difendere gli interessi di ufficiali di carriera tipo Padoglio. Questa è un'affermazione offensiva e non la posso accettare. Tu sai benissimo che verso certi ufficiali di carriera io non ho mai avuto molta simpatia. Ma di Dio, non è forse ufficiale di carriera? E Superti, e Alberto, e anche il vostro Ciro, no? Il vostro comandante. Ma per un Ciro, per un Marco, quanti ufficiali di carriera chiedono il comando di un reparto solo per restaurare il regno delle scartocche, eh? A Tibaldi sembrò impossibile risolvere subito il problema politico delle divergenze che, pur nell'impegno comune della lotta antifascista, esistevano fra i vari raggruppamenti partigiani. Ma si sforzava di evitare che questo problema impedisse una gestione unitaria della neonata Repubblica, la cui giunta venne presentata alla cittadinanza il 15 settembre. Come sapete, la giunta provvisoria nominata dal comando militare dell'Ossola ha assunto l'amministrazione e la gestione civile nei territori liberati. La giunta oggi è composta dai seguenti commissari:
Presidenza, rapporti con l'estero, collegamento col Comitato di Liberazione Nazionale e stampa, Tibaldi. Ingegnere Giorgio Ballerini, che conoscete, il direttore della Ferrovie Vigezzina, si incarica dei servizi pubblici, dei trasporti, del lavoro. Il dottor Alberto Nobili si incarica delle finanze, dell'economia e dell'alimentazione. Il canonico Don Gaudenzio Cabalà, in sostituzione di Don Zoppetti, si incarica dell'istruzione, dell'igiene, del culto e della beneficenza. L'ingegner Severino Cristofoli, della Edison, si incarica di provvedere alla restaurazione di amministrazioni comunali regolari per ogni comune della zona. Il commissario Oreste Filopanti, che ha sostituito il commissario Roberti, si incarica della polizia e degli interni, oltre che dei servizi del personale. E il dottor Mario Bandini, su designazione del comando, si incarica del collegamento con l'autorità militare di occupazione. Umberto Terracini è il segretario della giunta. Concittadini, questo è il vostro nuovo governo. Ci è stato chiesto con quali criteri governeremo e quanto ci proponiamo di restare qui, in questa sede del primo governo democratico della nostra patria. Non lo possiamo dire se 3 mesi, 3 anni o 3 giorni, ma anche se dovessimo durare una sola settimana, ci impegniamo a prendere solo provvedimenti che domani possono andar bene per tutta l'Italia liberata, perché dobbiamo fare e pensare come nell'Italia di ieri non si è fatto e non si è pensato. Dobbiamo comportarci come fecero gli uomini della Repubblica Romana. Il cielo si era fermato, piccolo mondo pieno d'amore, di vita, di speranza e verità. 40 giorni di libertà, e il nostro cuore era già domani. Rubava il vento, spuntava in mezzo ai sassi di quei monti l'albero della nuova primavera. Di fronte al cielo nero che avanzava, era la nostra giovane bandiera che piena verità. 40 giorni di libertà. Spesso dentro il cuore non rimane niente. Tanti nostri sogni li ha rubati il tempo. Quell'albero ha 30 anni ed è cresciuto alla restare, però da tante foglie e pochi frutti, svegliati ancora troppo c'è da fare, se resti lì a guardare, l'albero che hai piantato può morire. 40 giorni di libertà, solo il cielo si è fermato. Dobbiamo comportarci come il mondo pieno romano del 1840. Di vita, di speranza e verità. 40 giorni di libertà. 40
Certamente siamo rimasti senza equipaggiamento. Io per la Valtoce assumo la responsabilità per la difesa della Valle Antigorio. Invece la seconda divisione Garibaldi non ritiene che il comando unico debba sciogliersi. Anzi, al contrario. Noi difendiamo e difenderemo il principio del comando unico. Ma no, l'importante è far restare intatte le formazioni. Il resto oggi non conta. Va bene. Sono arrivati? Sì. Falli entrare. Beh, cosa avete deciso? Ordine di sbandamento. Io vado in Valle Antigorio. Arrivederci. E voi? Notizie da Domo? I tedeschi ci sono andati stamattina. Ma ieri sera avevamo finito lo sgombero. Quanti ne avete portati di civili in Svizzera in tutto? 35.000. Banditi, traditori. Quando arrivavano i polizzi erano tutti per la strada. Oggi arriviamo noi e ci fanno trovare una città deserta. Hanno la coscienza sporca. Dovremmo buttarli nel fuoco, questi vermi che hanno il coraggio di chiamarsi patrioti, nemici della patria, banditi. Ma avranno quello che si meritano. Glielo avevo giurato, ti porterò il pane sulla punta delle baionette. Sei pronto per scrivere? Vieni qua, telegrafiamo al Duce. A Benito Mussolini, Duce del fascismo, Salò. Duce, con le avanguardie e il gagliardetto del fascio, alle ore 17.05 sono entrato in Domodossola. In nome vostro e dei vostri caduti portiamo bontà e clemenza. Vogliamo, dopo aver occupato questo lembo d'Italia, conquistare gli animi. Comandate. Firmato prefetto Vezzalini. Morir.
fermato. Piccolo mondo pieno d'amore, di vita, di speranza e verità. 40 giorni di libertà. Fuori, forza! Dai, dai, muoversi! Forza! Fermo! Aspetta qua! Mettili in riga e fai la conta. Va bene, avanti, avanti! Forza, scendere fila per uno! Scusa, filo panti! Dai, dai, cammina! Non mi conosci? Sì. Perché mi avete messo qui di guardia? Non c'è un modo di sostituirlo? E perché? Perché c'è tanta gente che non chiederebbe meglio che andare su un camion invece di fare tanta strada a piedi. Perché? A te piace camminare? Sì. E come? Con quelle scarpe lì? Ehi tu, vieni qua. Io? Vieni, sì, sì, tu dai, muoviti. Togliti quelle scarpe e dalle a lui. Ma perché? Tanto a te non servono più a niente. Dai, dai lì, muoviti. Questi prigionieri sono sotto la tua responsabilità. Ripeto, non ammetto nessuna trasgressione per nessun motivo. D'accordo, questi li prendo in consegna io. Intesi. Va bene, allora si va in camion fin dove potremo. E poi a piedi. Va bene. Allora, seguitemi, andiamo. Dai, dai, avanti. 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 Dai. Poi metto. Veloci. Allora. Scatta. Ragazzi. Dai, avanti. La situazione è difficile. I viveri sono pochi e le munizioni anche. Dovremo passare tutto l'inverno combattendo. Pochi uomini ben addestrati possono rimanere. Gli altri in Svizzera. Che tanto poi tra poco potranno tornare. I nazifascisti hanno bruciato quasi tutte le baite e gli alpeggi. E non ci daranno tregua. Nei paesi non potremo andarci. Chi non è pratico della montagna e chi non se la sente di fare questa vita, tanto vale che lo dica subito. Qui c'è un camion, li portiamo in Svizzera. Così vuole il comando. Insomma, chi, malgrado tutto, se la sente di continuare, da questa parte, gli altri di là. Le armi le potete lasciare qua. Non fatevi ridere, mi spizza cosa ve le fate le armi. Giù con le armi per piacere. Tu levati le scarpe, dai. Tanti pizza, ci saranno nuove. Dai, non se lo meritano. Anche loro hanno fatto il proprio dovere. Ma ora il comando li vuole in Svizzera. Siete pronti? Andate. Buon viaggio. I fascisti mi hanno ammazzato mio fratello. Cosa vuoi che faccia? Resto. Ah, per me è stato diverso. Ma come, dico, siamo entrati in caserma dal cancello principale e dobbiamo scappare dalla porta di dietro. Ma perché? Ah, io meglio in montagna che andare a finire in Germania. Thank you.
Certo. I tedeschi sono già a bacino con i mortai pesanti. Tra poco saranno qui. Facciamo appena in tempo a filarcela se ci teniamo un po' alti a mezza costa. Va bene. L'appuntamento è sul Mottarone. Attenzione! Gettate le armi! Nessuno può entrare in territorio svizzero con le armi! Attenzione! Vedi, noi architetti parliamo di funzionalismo. Come parola è brutta. Però vuol dire una cosa bella. Cioè che le case e le città devono essere fatte a misura d'uomo. Cioè perché gli uomini ci possano vivere umanamente, da uomini liberi. Senza gli archi e le colonne che ha voluto il fascismo. Ecco, ecco, noi non vogliamo né gli archi né le colonne e né i mandolini. L'Italia nostra dovrà essere un paese serio, serio e giusto. Permettete? Prego. Scusate se mi intrometto. Oggi noi siamo qua e abbiamo una certa idea di quello che sarà domani il nostro paese, quando avremo cacciato i fascisti e i tedeschi, quando avremo le mani libere e faremo l'Italia. Ma attenzione a quel che vi dico. Il fascismo resterà in Italia per almeno altri 50 anni. Ci vorranno anni e anni per cacciarlo dall'animo degli italiani, di tutti gli italiani. Perché è radicato in tutti noi, anche in voi, anche in me. Non facciamoci illusioni. Il fascismo non è una causa, ma è un effetto. Scusi, ma lei chi è? Un latinista. Mi chiamo Marchesi, Concetto Marchesi. Abbiamo 220 classi elementari da riaprire e mancano 94 insegnanti. Bisogna bandire un concorso, costituire un sindacato degli insegnanti, fissare l'inizio del nuovo anno scolastico, che se va bene dovremo spostarlo a lunedì 10 ottobre. Bisogna inoltre mobilitare i parenti degli alunni perché i problemi sono troppi per risolverli solo noi commissari e insegnanti. No, sempre ben inteso che l'andamento della guerra ci consenta di fare tutto questo. Scusi, reverendo. Prego. Mi permetta di ricordare a tutti quanti che anche gli insegnanti dell'Ossola hanno fatto il loro dovere. Questo lo sappiamo. Lo dico perché è l'ora di finirla con la storia che gli insegnanti erano fascisti. A noi il libro di Stato, la riforma Gentile, la riforma Bottai e tutto il resto ce l'hanno imposti. E non potevamo farci niente. Insegnanti e direttori plus a scarpe del fascio ce ne sono stati anche qua, ma erano pochi. Perciò chiedo, se la Repubblica rimane in vita, che si fissino alcuni pochi chiari principi in base a cui riformare la scuola. E tanto per non sbagliare, dico subito che per me la scuola italiana dovrà essere progressista, socialista e fondata sul metodo attivo. Grazie, caro amico. Lei ha espresso opinioni che molti di noi condividono, anche se non proprio tutti. Ma vede, le sue esigenze sono già state ascoltate dalla Commissione Scuola nelle sue riunioni preliminari. Anzi, vuoi dire tu, per favore? Certo, anche noi ci siamo posti lo stesso problema. Prima esigenza: eliminare l'accentramento amministrativo coi direttori didattici e coi provveditori che fanno una carriera a parte dagli insegnanti. Per noi è evidente, l'Italia nuova non avrà né prefetti, né presidi, né direttori didattici alla vecchia maniera.
E come si fa senza i direttori? Ma chi manda avanti la scuola? Come chi la manda avanti? La mandano avanti gli insegnanti, a tutti, no? E chi ci capisce niente in tutte queste quelle leggi e regolamenti? Ma tutte queste leggi e regolamenti noi le aboliamo e facciamo una legge sola, chiara, semplice, che tutti la possano capire e interpretare senza bisogno di essere dei notai, no? Sì. E poi i libri di testo, lasciarli così non si può. Sono pieni di scemenze. Non solo di scemenze, di infamie. E non solo quelli. Si è pensato di strappar via l'ultimo capitolo dai libri di storia, quello sul fascismo. Sarebbe già qualcosa. C'era una quantità di libri buoni prima delle 22. Beh, comunque indietro non si può tornare. Io proporrei di fare noi stessi delle dispense che raccontino esattamente le cose come sono andate. Scusa, le cose come sono andate quando? Dal 22 in poi, qui. Ma prima? La prima guerra mondiale, la guerra di Libia, Crispi e Bava Beccaris. Amelia ha ragione. Dobbiamo metterci a riscrivere tutto il Risorgimento. Tutto proprio no, però è chiaro che dal 61 in poi, dalla formazione del Regno d'Italia, questo bisogna fare. Ma non vorrete mettere in discussione anche la guerra del 14? O l'opera di civilizzazione della Abissinia? Beh, sì. Sentite, io sono antifascista come voi, ma i nostri soldati non vorremmo mica svergognarli. Ma non contano più niente. Ma contano? Ma chi dice che non contano? Contano, certo che contano. Il problema è che esistono tanti modi con cui parlarne. Ad esempio, sentite qua, se vi sembra serio insegnare ai ragazzi con frasi di questo genere. Allora, qui si salva l'Italia o si muore. Si ripetevano tacitamente i soldati d'Italia, terribili come non mai, nello spasimo della lotta. La lotta ardeva infatti sulla terra, sulle acque, nel cielo. E lui, l'inesorabile battitore di ali nemiche, il cavaliere dell'aria, col suo cavallo rampante, fila come uno strale, spara a tutto spiano fra un fantastico gioco di volteggi, rullì e impennate. Ma questo è Francesco Baracca, un eroe purissimo. Ma non vorrete mettere in discussione anche lui? Ma cosa c'entra Baracca, che è morto prima del fascismo? Ma Baracca non c'entra proprio niente, nessuno di noi ce l'ha con Baracca. Il problema è che è questo modo di scrivere, di insegnare, di parlare che porta al fascismo. È vero? Io sono convinta, e lei mi deve credere, che il primo ad essere indignato sarebbe proprio Baracca. Comunque siamo su una brutta strada. Avremo comunque tempo di parlarne, almeno io lo spero. D'accordo, io intanto ho una proposta da fare, che è questa. La commissione si metta subito al lavoro con insegnanti e genitori. E lavori per una scuola che vada bene per tutti, sia in città che in campagna. Una scuola che si gestisca da sé, chiaramente senza tanta burocrazia, che funzioni la mattina per i ragazzi, il pomeriggio come dopo scuola, gratuito per tutti, e la sera funzioni per gli adulti dell'università popolare. Questa è la mia proposta. Brava, e i bidelli? Chi gli darà lo straordinario? E poi come minimo bisognerà assumerne perlomeno il doppio. Passavano i giorni, l'inverno si avvicinava sempre di più e i tedeschi riuscivano a resistere sulla linea gotica. In questa situazione di stallo, Kesselring, rinfrancato, si sentì in grado di occuparsi anche delle sue retrovie, e cioè anche di noi. Verso la fine di settembre i tedeschi si decisero. Destinarono forze importanti a rioccupare l'Ossola. Fu il feldmaresciallo Kesselring a dare personalmente l'ordine. Anfang der Offensive, 8 ottobre 1944. Inizio della campagna, 8 ottobre 1944. Le bande ossolane della Valsesia dispongono di un eccellente servizio di informazioni e sono sostenute dalla popolazione. Perciò tutti i preparativi dovranno essere mascherati come esercitazioni. La lotta deve essere condotta con la massima asprezza. Firmato Kesselring. A questo punto il problema del comando unico diventava impellente e fu impostato e risolto con la collaborazione anche di esponenti politici del CLN come Giancarlo Paietta e Giovanni Marcora. Arrivammo così alla nomina di Federici come comandante unico.
siamo, il 29 settembre. E la prima riunione per la formazione di questo comando unico l'abbiamo tenuto il 18. E poi stiamo perdendo tempo anche sulla questione del commissario politico. Non per colpa nostra. Risolvete questo punto e noi siamo d'accordo su tutto. Per noi Federici va benissimo. Io vi avviso però. Se i garibaldini non obbediscono a Federici, noi faremo altrettanto. Io vorrei fosse chiaro che se sono qui è perché mi ci ha mandato il CLN Alta Italia. Ma se il mio comando, di fatto, non è riconosciuto, non mi resta che tornare a Milano e riferire che il comando unico in Ossola sta solo sulla carta. Allora, rimettiamo la questione del commissario politico al CLN. Intanto però vorrei che voi comandanti militari dichiaraste di riconoscere l'autorità di Federici. Io ci sto. Siamo d'accordo. Ormai non arrivano più. E anche stanotte sarà così. Ma io non capisco perché i lanci qui non arrivano mai. O dico, sembrava. Prima doveva essere un aviosbarco, poi soltanto i lanci, e invece... Ci hanno chiesto le coordinate per 59 punti di lancio. Il gatto piange l'avranno trasmesso almeno 20 volte. E non lanciano niente. Bastardi. Quella stessa notte, a Berna... Però amico, ne sono dolentissimo, mi creda. Ma l'ordine non viene da me. D'altra parte bisogna che vi rendiate conto che la situazione non è più quella. L'offensiva aliata trova ostacoli sempre più gravi. La linea gotica resiste. E poi c'è Varsavia. L'alto comando aliato non poteva non intervenire. È stato necessario stornare verso l'Europa orientale una quantità di forza aerea. Converrà anche lei. Viste nel contesto delle operazioni in Europa, l'Oslo cos'è? Un capocchio di spillo. Una capocchia di spillo con 100.000 persone dentro. La radio funziona? Sì. Radio Combatte. Nuove istruzioni impartite dal generale Alexander ai patrioti italiani. La campagna estiva è finita. Inizia ora la campagna invernale. In relazione all'avanzata alleata, nel periodo trascorso era richiesta una concomitante azione dei patrioti. Ora, le piogge e il fango non possono non rallentare l'avanzata alleata. I patrioti devono cessare la loro attività precedente e fronteggiare un nuovo nemico, l'inverno. Questo sarà molto duro per i patrioti, a causa delle difficoltà di rifornimenti di viveri e indumenti. Le notti in cui si potrà volare saranno poche e ciò limiterà le possibilità dei lanci. I lanci? Chi l'ha mai visto i lanci? Gli alleati però faranno tutto il possibile per effettuare i rifornimenti. Sì, come in Spagna. In funzione di quanto sopra esposto, il generale Alexander ordina ai patrioti. Primo, cessare le operazioni su larga scala. Secondo, conservare le munizioni e tenersi pronti a nuovi ordini. Terzo, attendere nuove istruzioni. Sarà saggio non esporsi in azioni arrischiate. La parola d'ordine è stare in guardia, stare in difesa. Insomma, tutti a casa. Tutti a casa? Quale casa? Sì, come se non ci fossimo già in casa. Io abito qua due passi, come se ci potesse andare. Ho bisogno del suo ordine io. Ma va sulla porca. Sì. ...della sua profonda stima per la collaborazione offerta alle truppe da lui comandate durante la scorsa campagna estiva. Tante grazie.
Vabbè, adesso avete 2 ore per dormire, ma con le scarpe. Fra 2 ore si riparte. E quello là lo lasciamo parlare. Tanto si tratta degli affari nostri, non dei suoi. Chi viene fuori con me di guardia? Vengo io. Andiamo. I razzi, hai visto? È il segnale che aspettavamo. Domani mattina attacchiamo il comando tedesco.